Salve a tutti, ben trovati. Molti dei nostri ragazzi scherzando mi chiamano Telepatrono. Speriamo si siano divertiti nel rivedersi a fare calcio a 5, anche perché un giorno avranno un bel ricordo da conservare e far vedere. Ma vedendo a noi, questa non vuole essere un'intervista oggi, ma una semplice chiacchierata tra amici. Comincio con i fatti complimenti per aver dato promozione in C2, raggiunta attraverso il bel gioco, ma soprattutto con le vittorie. Lo Scordigi che si è totalizzato ben 62 punti, con 20 vittorie, 12 su 12 in casa, due pari considerando Procelletta e due sconfitte con André e Florentiano. Le sconfitte mister si può dire che sono arrivate quando i giochi ormai hanno fatto? Diciamo di sì, soprattutto quello che ho Florentiano, che veniva dopo una settimana dalla promozione matematica in C2 e quindi i ragazzi pur sviluppando una partita positiva non sono riusciti ad avere, non hanno avuto quella cattiveria necessaria per portare a casa ulteriori 3 punti che sicuramente avrebbero dato più spessore alla prestazione del campionato. All'inizio stagione credevi di poter raggiungere? Diciamo che ci speravo, visto le qualità tecnico-tattiche dei giocatori che ho avuto quest'anno, perché la maggior parte ce n'erano con noi anche negli anni passati, soprattutto l'anno scorso facendo il campionato di C1, l'esperienza di C1. E, come ho detto anche in altre occasioni, il problema era soprattutto l'approccio mentale a questa categoria che qui a Roccella non si faceva, almeno noi non lo facevamo da 8 anni. Quindi anche da parte mia è stato un pochettino un trampolino davanti fare questo tipo di prestazione in questa categoria e soprattutto i ragazzi, venendo da una qualificazione del C1 a scendere in Serie B a fare un campionato di questo spessore, secondo me dice la lunga quanto forti sono questi ragazzi sia a livello umano che a livello tecnico. Oltre ai tuoi meriti, ti senti ringraziare? No, i meriti miei sono da attribuire tutti ai ragazzi i quali ogni settimana e sabato scendevano in campo e giocavano e cercavano di applicarsi a quello che dicevo io in settimana. Come ringraziamenti vorrei girare questi ringraziamenti come inizio al vicepresidente dell'SVC C11, Vincenzo Circosta, e al direttore sportivo, nonché quest'anno il direttore generale Gustavo Francesco, che sono stati gli artefici di questa squadra, nel senso che ci hanno dato la possibilità di poterci iscrivere. Ci sono stati sempre vicini in qualunque situazione e quindi grazie a loro abbiamo potuto fare questa esperienza con questa denominazione essere Occello. Inoltre vorrei ringraziare anche il massimo dirigente del Calcio 5, Toscano Donato, visto la sua disponibilità al 100% che ci ha dato sia dall'anno scorso che da quest'anno, soprattutto quest'anno essendo anche il presidente. A te Giuseppe, che quest'anno mi hai abbandonato come giocatore, hai voluto intraprendere insieme a me il cammino di preparatore tecnico dei portieri, come penso dimostrando con il giocatore o portiere che avevi con dei buoni risultati. E poi infine i dirigenti che ci sono stati vicini e i giocatori. Mister, io mi prendo cura del profilo Facebook, come sai, della squadra denominata Roccella Calcio 5 e che seguo i social. Ad inizio stagione i giornalisti di Futsal Calabria danno come favoriti Fantastic Fire di Siderno e l'André. Cosa abbiamo avuto noi più di loro, più di queste compagini? Penso che abbiamo avuto quella cattiveria necessaria ad affrontare questo tipo di campionato.
che non avendo le retrocessioni spinge tutte le società e tutte le squadre a giocarsi le partite fino al 60esimo senza nulla da perdere. E poi quella continuità di organico che siamo riusciti a tenere negli ultimi 3 anni sempre lo stesso. Durante una stagione ci sono periodi positivi e negativi. Qual è stato il momento più difficile della stagione? E se c'è stato? Beh, come in tutte le stagioni ci sono periodi positivi e negativi. E negativi, diciamo che non c'è proprio stato un periodo vero e proprio, ma ci sono stati alcuni momenti che, affrontando alcune partite che pensavamo avessimo vinto facilmente, invece poi non si è verificato ciò. Faccio un esempio di quella partita con lo Scudaggio. In quella partita noi vincevamo 5-1, abbiamo vinto 5-4, soffrendo e avendo rischiato per più di 5 minuti di poter pareggiare la partita o addirittura perdere. Quindi sono stati momenti difficili, ma che si sono affrontati nell'arco delle partite, non nell'arco della stagione o al di fuori della stagione. Momenti positivi, io sottolineo 2 partite importanti che ci hanno permesso di assumere quel poco di cattiveria in più e quel poco di sicurezza nel vincere il campionato, che sono stati il pareggio con la Fantastica a Salerno, quando ci vedeva sotto il primo tempo 3-0 e poi... Davvero ci vedeva che potessi vincere il campionato? Sì, anche perché tenendo a distanza sempre la Fantastica, che era una di quelle squadre favorite, riuscire a tenere la squadra a 6 punti, meno male, era un pochettino il salto di più trampolino per la promozione, però secondo me la promozione effettiva al 100% non potranno smentire neanche i giocatori, che sono stati quelli che per 2 settimane sono stati trattassati dalle mie parole. È stata la partita con il Vicano, che ci vedeva a Catanzaro di mattina, sai com'è, ragazzi, sabato sera, domenica, poi è una squadra bella organizzata. Secondo me quella partita ci ha dato proprio la sicurezza al 100% della vittoria del campionato. Sull'intervista rilasciata ad Antenna Fabea hai dichiarato che bisognerà parlare a fine stagione per quanto riguarda la tua permanenza alla guida della squadra. Da cosa ti prenderai il futuro? Diciamo che, come ho detto anche all'intervista che mi hanno lasciato la radio, è un discorso che dovremmo affrontare con il presidente Toscano per vedere di programmare una C2 da fare in maniera positiva e non da fare soltanto per fare la C2, nel senso che dovranno sapere sia i dirigenti che il presidente che i giocatori che la C2 è più impegnativa della Serie B, ci vorrà l'Under 18 e quindi trovare dei ragazzi che oltre a fare il campionato dell'Under 18 possono darci anche una mano d'aiuto per quanto riguarda la prima squadra. Quindi diciamo che è un discorso più complesso della semplice intervista rilasciata alla radio, dicendo che il mio contributo era in forza. E in forza oltre per questi motivi, per cercare di dare una scossa a questo ambiente che si vede un pochettino rilassato dietro la mia figura o dietro la figura tua o quella del presidente Toscano. Vedi un'alternativa a Mr. Barba sulla panchina? Io su di questo non avrei problemi, anche perché sono il primo io che mi metto sempre in discussione in tutti questi anni. Soprattutto quest'anno, alla fine, il presidente già lo sa da parecchi mesi che c'era questa mia idea di un pochettino staccarmi da questo ambiente.
sarai presente per cercare di trovare un'alternativa, sempre se ci sarà. Penso di sì. Tengo a precisare che nel video dei voti che verrà pubblicato prossimamente sul profilo Facebook, gli stessi voti sei stato tu a darli. Confermi, mister? Sì, diciamo che quest'anno ho voluto dare un premio ai giocatori che ci hanno permesso di fare il salto di qualità, visto anche le difficoltà iniziali. Ricordo che nella maggior parte delle partite noi le affrontavamo con assenze pesanti. 6-7 giocatori che non c'erano nella lista, non erano convocabili, quindi avendo vinto il campionato con 2 giornate d'anticipo, con 6 punti di vantaggio sulla seconda, che era quella favorita per il campionato, e con tutte queste assenze che si sono susseguite durante queste partite di campionato, era un dovere dare i voti ai giocatori che sono stati stupendi. Voglio farti un'ultima domanda con la quale chiudere questa chiacchierata. Hai fatto il stesso video della sera da togliere? Guarda, il discorso è che quest'anno la Serie D
era un trampolino di lancio anche per alcuni arbitri. Se tu ti ricordi, alcune volte sono stati arbitri che venivano dal calcio 11 ed avevano ben esperienza da calcio 5. È normale che... Non conoscevano il tanto per lei. Sì, però è normale anche che un arbitro possa sempre sbagliare. Hanno sbagliato in C1 l'anno scorso ed erano in 2, hanno sbagliato in C2, anche arbitri che erano stati migliori con tanti anni di esperienza. Noi quest'anno sinceramente non abbiamo badato più di tanto nell'arbitro, anche perché sapevamo che la difficoltà che andavano a incontrare loro e noi a proporci con i loro confronti. Quindi ho chiesto ai ragazzi di pensare a tutto, tranne che alle prestazioni dell'arbitro. Chiudo ringraziandoti personalmente per avermi accettato 5 anni fa e portandomi uno sport che conoscevo poco, ma che sin da subito grazie a te e altri ragazzi che ora non fanno più parte di questa società mi avete fatto amare. E a distanza di anni sono qui in altre vesti, quasi da giornalista o da cameraman o addirittura da preparatore dei portieri. Spero solo di essere stato all'altezza e di trovarti qui il prossimo anno a gioire gli altri vittori. In bocca al lupo.